Sono del fantone di Parrucci Benito, ciao, grazie. Senti, mi fai vedere come funziona tutto il procedimento? Mi sa che si comincia da qua, dalla pesa. Allora, arrivi i clienti, portano lì alla pesa. Ok, questa è la pesa? La pesa. Cacciato lo scontrino da parte faccia. Sì? Il peso, qua. Ok. Dalla pesa passa il balzo a cassone che poi va al defogliatore, mette il defogliatore, ok, per togliere le foglie. Dalle foglie c'è la gramola che porta al frangitore. E che fa sta macchina? Rompere le olive, un premio. Sì. Schiacciato l'olio per non rimanere i tocchi sì, 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 sì. Dal frangitore che è la cosa che porta alla macina per rifinitura della pasta. Ma questa è a pietra? A pietra. Posso vedere qui? Bellissimo. Tradizionale. Tradizionale. Non è quelli moderni, però forse è meglio così. Noi è meglio. È meglio? Sì. Poi dalla macina, quando è pronta la macchina, passa dalla caricatrice. Sì. Viene gravolata. Faccio gravola. Sì. Poi passa la macchina che fa le colmone. Dove c'è tuo figlio qua? Ok. Ciao, ok. Ecco qui. Ok. Poi il carrello. Come fosse un torchio di una volta, ecco, per pigiare, ok, che arriva a 400 atmosfere a pressione. Questa qui, vieni, vieni. Già si vede, guarda. Sì. Poi dalla pressa, dietro ci sono le vasche di acciaio per il deposito a freone. Poi qua c'è la bomba. Adesso sta caricando. Poi qua c'è la bomba che si riposta al serbatoio. E poi passa al separatore per la caricatura delle bombe. E qui è Celogno. Senti, io ti voglio chiedere un'ultima cosa, ma secondo te questa attività dei piccoli produttori per la famiglia va a finire o c'è un futuro? Fino adesso dice che si va a finire, però tante persone tradisce quest'olio. Signor Palucci, ti avvisenti, complimenti per la pulizia e l'ordine. E grazie. L'ordine è sempre stato.